Allora ragazzi, parliamo di questa serie che è salita alla ribalta con il trailer di qualche giorno fa, e cioè The Masters of the Universe. Una delle particolarità di questa serie, che molti di voi sapranno, è che non è una serie che nasce. Diciamo, nasce prima il fumetto, poi la serie e poi la serie di giocattoli. No, nel 1981 la Mattel decide di produrre dei giocattoli molto molto carini, molto molto interessanti, che vi faccio vedere, eccoli qua, voi li potete guardare nei... Per esempio, questo è quello di cui vi ho parlato l'altra sera. Questo è quello che c'avevo io, vedi? Proprio questo c'avevo. Questo con l'armatura che si danneggiava 2 o 3 volte, eccetera, eccetera. E nell'81 che cosa succede? Esce questo prodotto, e allegato a questo prodotto veniva inserito un fumetto. Quindi la nascita della storia di The Masters of the Universe è collegata principalmente a un giocattolo che poi si tira dietro il fumetto e non il contrario come eravamo abituati per le serie precedenti. Diciamo che gli americani da questo punto di vista prendono spunto dai giapponesi perché è esattamente ciò che succedeva in Giappone, e cioè le case produttrici di giocattoli spingevano per la produzione giocattoli che poi venissero sostenuti da serie che piacessero ai ragazzi, e usciva un mini fumetto che era solitamente allegato al giocattolo che si andava a comprare. Ok? Free Illustrated Book, eccolo qua, ce ne sono vari tipi, li potete vedere, e credo che abbiano anche un certo valore di tipo il giocattolo che trascina il fumetto. Nel 1983 fu affidata poi alla Filmation l'idea di creare una serie animata che in qualche modo riproponesse le storie che in questi mini fumetti, vedete qui, questa è la Amen, che si trasforma, lo conoscete tutti, è un'icona di quel periodo, che potesse trascinare in qualche modo il merchandising collegato dei giocattolini che vi ho fatto vedere prima. Fu un successo planetario, fu un successo che spopolò molto negli Stati Uniti, creando un hype fortissimo e un merchandising altrettanto potente intorno a quella che era la produzione di questi pupazzetti, e ne uscirono a quantità industriale di tutti i tipi, perché poi tutti i personaggi, i mezzi che venivano utilizzati, erano creati ad hoc nella serie per poi proporli come giocattoli e farli vendere ai nostri ragazzi, a noi che eravamo ragazzi, in quel vedete un po' dei prodotti. Vediamo se riesco a vederlo in da farvelo vedere a schermo pieno. Non è granché la risoluzione, però vedete qui. Io c'avevo, per esempio, di questi, c'avevo i Men, c'avevo Skeletor e c'avevo Hordak, che pure era bello, molto bello, mi piaceva tantissimo. Hordak mi piaceva tanto. E quindi questo del 1983 rimane il top del top, è quello che ha creato nel nostro immaginario collettivo il mito di He-Man e i Domanatori dell'Universo. Questa grandissima, diciamo, febbre che investì i ragazzi americani e poi quelli di tutto il mondo di quel periodo durò, diciamo, intorno fino all'85-86. Quando questa cosa cominciò a scemare nel 1985-86,
la Mattel decise di spingere oltre e decise che era arrivato il momento di passare alle vie di fatto, come si suol dire, cioè di portare sul grande schermo i Men e i Dominatori dell'Universo. E chi mettere a capo, quindi a fare il protagonista assoluto di questa versione live action cinematografica di He-Man, se non, ciao Museo Megar, se non il buon Dolph Lundgren, che tutti noi ricordiamo molto bene essere il protagonista di Rocky IV, che era un film che l'anno prima era andato fortissimo, e quindi si pensò di replicare questa cosa affidando all'attore che aveva fatto Ivan Drago, che era piaciuto molto, i panni del principe Adam e di conseguenza anche dell'uomo più forte e potente dell'universo. Tuttavia quest'opera non andò benissimo, e il film non fu molto apprezzato. E per il basso budget e per la poca spinta che ebbe all'epoca, come dire, ci fu una reazione tiepida del pubblico. Una reazione tiepida, e quindi quest'opera non ebbe, diciamo, non fece, non ebbe il risultato sperato, e cioè quello di rilanciare in maniera portentosa e potente il merchandising dei giocattolini che si vendevano. No, Zacco, ma è un grandissimo film, l'hai scritto ironicamente, ovviamente, immagino che sia ironica questa cosa, ma sono sicuro che sia ironica questa cosa, assolutamente, non credo che Zacco Rapa possa dire una cosa del genere. Il film fu un fiasco, abbastanza completo, che diciamo, affossò in qualche modo il mito di He-Man in quel periodo. Dolph Lundgren, tra l'altro, fu una seconda scelta, perché la prima scelta di He-Man, visto il successo appunto dell'epoca, venne proposta a Sylvester Stallone, come ci dice anche Salvo in chat, che però rifiutò e fece anche bene dal mio punto di vista, e si ritrovò, insomma, quindi tutti ripiegarono sul gigante russo Ivan Drago. Qualcuno dice che in effetti Dolph Lundgren fosse veramente perfetto nei panni di He-Man. Potrei anche dirvi che sono d'accordo su questa cosa, abbastanza d'accordo. Ma questo film è affetto da tutta una serie di problematiche che adesso vi faccio vedere. Una delle più grandi critiche fu questa, vi faccio vedere. Allora, guardate qui, poi mi dite voi, eh? Una delle grosse critiche che vennero fatte a questo film fu per esempio i costumi, cioè come furono rappresentati i personaggi principali, tra cui appunto l'amatissimo, scusatemi, slash odiatissimo Skeletor. Skeletor viene criticatissimo, viene molto criticato, perché secondo i puristi di quest'opera non era stato riprodotto nella maniera adeguata, non era stato, come dire, realizzato come se lo aspettavano. Adesso non so voi che cosa pensate di questa trasformazione, io ritengo che probabilmente col senno di poi, sapete che vi dico, se posso essere sincero, all'epoca mi fece cagare pure a me, però pensateci un attimo. Pensateci un attimo, intanto vi faccio vedere un'altra foto. Pensateci un attimo,
Come poteva essere riproposto uno Skeletor in un live action? Mica potevano mettergli la maschera di Skeletor che si muoveva, cioè non c'era modalità all'epoca, non c'era CGI, non, o meglio, non si voleva utilizzare perché la CGI era già uscita, e quindi si utilizzò questa maschera che era a metà tra uno storpio e uno Skeletor, resa secondo me in maniera non bellissima, però pensateci bene. Secondo voi come altro avrebbero potuto realizzarla? Forse dovevano colorarlo un po', dice il prof. Sì, può darsi che poteva essere colorato un po', oppure... Io dico che fa cagare uguale, colorato, non colorato. Cioè. No. Sembra di quel colore scheletro con la crema antidepilatoria. Vabbè, stiamo degenerando. Vabbè. In realtà si poteva fare tipo le maschere delle scimmie del pianeta delle scimmie, è vero, si poteva fare, ma evidentemente questi non avevano nessun tipo di budget molto basso. Drachiana, potresti inserire. Allora, gli abbonati possono inserire i link. Prova un po', vedi se te li fa prendere. No. Draghiana me l'ha chiesta sta cosa? Sì, me l'ha chiesta Draghiana. Ecco, tipo è un confronto. Bravo, tu dici che potevano farla come quella del Teschio Rosso, ma guarda che anche la maschera del Teschio Rosso è stata molto criticata, eh. Allora, fammi vedere un poco qua che dice. Allora, la nostra Draghiana credo che abbia tornato. Ciao, Cri! Ma sai che mi... Ma questa cosa l'hai buttata proprio... Allora, devo fermare perché sennò qua mi segano. L'hai buttata proprio bene perché adesso guardiamo un attimo il teschio rosso, ecco. Questa è una bellissima, è una bellissima, è una bellissima... Allora, vediamo un poco. Questo qui è... Che tra l'altro secondo me è uno Skeletor... Cioè, molto simile a quello Skeletor lì. Guardate qua. Allora, questo è il teschio rosso. No, non è CGI. Non è CGI, ragazzi. Questa è Skeletor e questo è il teschio rosso. Come la vedete? È molto simile, Krieger è molto... è stato molto lungimirante nel proporre questa cosa. Bravo, Krieger. Ovviamente molto simile, ma fatto molto meglio, e questo anche ha ragione da questo punto di vista. Facciamo un'altra volta un confronto, aspettate un attimo. Ecco, questo è quello della Marvel. E questa era invece sta cagata di Masters. Però, ragazzi, sono passati 30 anni da questa qua, eh. Kinder Pinguì versus imitazione della Lidl. No, ancora. Sì, in effetti sì. Aspetta che adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Ah, c'è qualcosa che ha scritto prima, mi sono perso qualcosa, Leone Wolfme. Il budget del film non permetteva soluzioni differenti, il costume di Skeletor era poco fedele, l'interpretazione di Langella lodevole. Bravissimo Lon, bravissimo Lon. Infatti l'interpretazione di Langella non era per niente male. Sul costume ha rovinato un po' tutto, però insomma
ci sta. Adesso vi faccio vedere una cosa. Meglio però. Sì, ma poi Traviana, noi quella puntata che ci hai suggerito tu, poi l'abbiamo guardata, eh? L'abbiamo guardata. Ed è importantissimo. Il segreto della spada, praticamente, ve lo dico in maniera molto, molto sintetica. In pratica, la spada ha dentro il potere di tutti i saggi di Grayskull e la forza di Grayskull l'originale, che è un antenato del principe Adam e quindi un antenato di He-Man. Quella puntata l'abbiamo vista, è la puntata numero 35 della serie del 2002. Ma detto tra noi, poi, che cosa succede? Succede che dopo questo fiasco tremendo, ecco, aspettate un attimo che voglio capire. Qua, fatemi vedere. Una foto su Telegram del fantasma dell'opera. Aspetta, eccolo qua. Allora, questa qua invece è il fantasma dell'opera. Aspetta un attimo che... Un attimo che la devo salvare, perché questo quando manda su Telegram è sempre un po' un... Ecco qua. Allora, vi faccio vediamo un po' questo fantasma dell'opera com'era. Questo è il fantasma dell'opera del 1925. Ah, ok, hanno copiato. Quindi tu dici che non sono andate troppo avanti. Non sono andate troppo avanti. Beh, questo pure è vero. Questo pure è vero, però io volevo andare avanti nel senso che... aspettate un attimo, vorrei farvi vedere una cosa, ma non riesco a trovarla. Veramente c'è una... Non riesco a farvi vedere quella cosa che volevo. L'avevo anche trovata oggi. Ma tra l'altro... Ecco. Allora, che cosa succede? Succede che sulla scorta di questo pessimo adattamento... Si pensa e dice, vabbè, non è stata una... non ha funzionato, facciamo una cosa, ributtiamo anche di nuovo la storia dei Masters o degli Universe. E esattamente nel 1989 realizzano questo, e cioè al centro dei quattro He-Man poderosi che non sono niente male, viene messo sto coso col codino, che è un fiorello con la spada di Grayskull, praticamente, in una serie che... Eccola qua. Save the future. Someone is already here looking for you. Eccolo qua, guardate com'è bello, guardate che potenza che ha. Talmente che è bello che lo tolgono subito, si vede per pochissimi secondi. Aspettate che voglio andare un po' più avanti. They may be telling the truth. E la bellezza di Skeletor, poi. In questa serie dell'89 troviamo, diciamo, se quello del film dell'87 ci era sembrato brutto, io vorrei sapere che cosa pensate di questo Skeletor del 1989.
Porco cazzo, io non lo posso guardare. Ma che roba è? Ma che cazzo è? Cioè, è inguardabile. È più bella l'asta che c'è in mano che lui. No. Madonna, è veramente una cosa. Bravo, una tragedia. Una tragedia su tutta la linea. Protagonista cambiato fisicamente. Storia assurda. Skeletor ridotto a una ridicola macchietta. Veramente. È un. Ma, allora, io penso questo in generale, in tutte le storie, ragazzi, che i grandi eroi delle storie che ci piacciono sono grandi se sono grandi i cattivi che hanno davanti. Ciao Puzzona! Ci vorrebbe una scat review su sta serie, sì, ma io me la riguardo tutta, dopo che ho vomitato ci faccio una scat review. E vi volevo mostrare anche la magnifica trasformazione di Adam, che vedete, Adam è un giovane vichingo che prende una spada. Cioè, praticamente la funzione della trasformazione è quella di riordinargli i capelli, in sostanza. Giustamente, per il potere del barbiere di Grayskull, e lui diventa sta spada. Così è diventato. Ecco. Ma adesso non c'è più il codino, c'è i capelli così. Prima c'aveva una specie di codino. Boh, non ho capito questa cosa. Inguardabile. Salvo dice che aveva il pupazzo di questo del 1989. Salvo, ma è stato un bambino infelice. È stato un bambino infelice. Poi l'hanno fatto bianco, come come il latte, vabbè. Questa è veramente una tristezza, quest'opera. Per il potere dello shampoo alla camomilla, a me i capelli! Così, una cosa del genere, mi immagino una cosa del genere. Ecco, questa qui è bellissima perché vedete, poi c'è. Ecco, aspetta che vi faccio vedere una cosa. Questo è il confronto impietoso tra i due protagonisti della nostra storia del 1989. Questo è Imen, e quell'altro è Skeletor. Quello è Skeletor, ragazzi. Io non ci posso pensare, quello è Skeletor, raga. Ma come cazzo? Veramente. Cioè, nel 1889, allora, ha anche gli occhi storti, vabbè, ma veramente sta combinato male. Ma la fortuna, sapete qual è? Che questa serie ha fatto così schifo. È stata così vergognosa che potevi fargli i pizzicotti sui guanciotti a Skeletor, come dice il prof Nerdstein. Ah, giustamente Krieger ci fa notare una cosa: siccome Nino D'Angelo aveva tagliato il caschetto, siccome Imen si ispira a Nino D'Angelo, avendo tagliato i capelli il buon Nino D'Angelo. E rinunciando al caschetto di Nino D'Angelo, hanno deciso di rinunciare al caschetto anche gli autori di Imen e hanno deciso di fargli questo taglio più sbarazzino, che se volete, un po' ricorda il nostro Ivan Drago, no? Somiglia un po' al Lundgren. Vabbè, ragazzi, non riesco a guardare. Devo togliere perché io non riesco a guardare Skeletor, cioè non riesco a essere serio guardando Skeletor. E quindi Krieger ha ragione, deve essere stato quello il motivo, cioè nel momento in cui il buon Skeletor, il buon Nino D'Angelo rinuncia al caschetto, allora poi rinuncia al caschetto anche chi è questo? Oh, no. Anche He-Man. Comunque, questo non è Skeletor, purtroppo per loro era Skeletor questo qua, ma tra l'altro ragazzi, io prima vi ho fatto vedere anche la trasformazione di Imen, non mi dite, cioè, allora voi mi volete dire che questa cosa qua,
Non ve l'ho fatta vedere. È paragonabile a questa. Allora. Aspettate un attimo, ma io non sento l'audio, ma voi lo sentite l'audio? Penso di sì, spero di sì. Allora, vediamo se riusciamo. Cioè, ragazzi, allora, questa è la trasformazione della serie classica. Vabbè, qua trasforma il micetto, eccetera, eccetera. Questa è la trasformazione della serie del 1989. Vi ci metto anche l'audio perché un po' di audio lo possiamo sentire. By the power of Grayskull, cioè, anche il doppiatore sembra che non è contento di diventare He-Man. Cioè, sembra, diceva, boia, He-Man, per il potere di Grayskull, a me il potere. Così. Non lo so. Vabbè. Vediamo. Allora, qualcuno dice che anche la trasformazione del film. Aspetta, se. Eccola qua, ve la faccio vedere. Bravo, bravo Grigar, anche il livello di animazione fa cagare, capito? E questa è la cosa che io dico, perché hanno fatto questa cosa così vergognosa? Allora, fatemi vedere un attimo. Ci dovrebbe essere in qualche modo. Però non mi ricordo se c'è qui la trasformazione. Dovrebbe essere questa, eh? Vediamo un attimo, vediamo un attimo. Ecco la trasformazione, ragazzi. Non c'è nessuna nuova trilogia di Star Wars, per cortesia. Allora, questa qui, ecco, la trasformazione, vabbè, è così, non ho capito come si fa a trasformare, Tell me about the loneliness of good He-Man. Is it equal to the loneliness of... eccola qua, ha preso la spada, eccolo. E il potere di... eccolo lì. I have the power! You will no longer stand between me and my destiny! But I will. I told you it was always between us. Oh, I ache to C'è il smash signor you Strickland out di Ritorno al of Futuro, existence! bravo! Bravo, vabbè, la trasformazione qui è ancora più ridicola di quella dell'89. Ancora più ridicola di quella dell'89. E per concludere questa saga bellissima, qualcuno mi dirà, ma almeno nell'89 hanno rilanciato i pupazzi, no? Hanno venduto i pupazzi. Sì, li hanno venduti ed erano questi. Si fa a proporre, se a me mio padre si fosse presentato con questo coso, ma io ce lo tiravo in fronte, ma no, no, ma non, cioè, veramente
Non lo so, sembra il pezzotto di Big Jim, è vero, è vero. Oggettivamente, ragazzi, ditemi la verità. Se papà o mamma si presentavano a casa vostra con sta roba, gliela tiravate nei denti oppure no? Però c'è qualcuno di voi che mi ha detto che ce l'aveva questo qua. Venduti non è la parola giusta perché ne avranno venduti 3, 4 secondo me. Ah, Salvo, tu ci avevi questo? Ragazzi, facciamo un applauso di incoraggiamento a Salvo perché aveva questo giocattolo qua. Fatto facevo fagotto e me ne Giuseppe Peppino. Vabbè, ragazzi, un applauso di incoraggiamento a Salvo che aveva questo giocattolo. Che deve aver avuto un'infanzia difficile quando gli hanno regalato questo. Scherzo, ovviamente, Salvo, eh. Però ti siamo tutti vicini. Fortunatamente, non credo che, insomma, ne hanno venduti talmente pochi, fortunatamente, che sono veramente pochi, pochi orrendi. Ecco, c'è un'altra foto che vi faccio vedere perché quella non bastava. Ecco, allora. Eccolo qua, anche di lato, tipo in posa. Ecco, questo qua era proprio il... Va bene, nell'89 si fa questo. Dopo aver preso mazzate da tutti i lati, che cosa succede? Succede che fortunatamente fino al 2002 nessuno si permette mai più di produrre nulla. E nel 2002 arriva questa opera qui, che abbiamo guardato insieme. La metto così a girare, ma non c'è bisogno perché l'abbiamo guardata insieme. My fearless friend, fabulous. By the power of Grayskull. Allora, quest'opera qui non era male. Quest'opera non era male, ma fu, diciamo, accolta in maniera molto tiepida dalla critica perché molti appassionati erano assolutamente rimasti scottati, scottatissimi da quella cagata assoluta del 1989. Mentre invece noi abbiamo visto insieme alcune puntate del 2002 che sono state oggettivamente molto carine, piacevoli, scritte bene, animate molto bene, che secondo me avrebbero tutti quanti avrebbero meritato tutti quanti una, come dire, migliore sorte, migliore attenzione da parte di critica e pubblico, cosa che invece non avvenne e andò subito purtroppo nel dimenticatoio. Questa fu una cosa brutta, diciamo, perché quest'opera meritava sicuramente un po' più di attenzione da parte di tutti. Infatti Professor Nersen dice se vai su Masters Italia la criticano ancora, così come quella in arrivo, con motivazioni patetiche. Hai ragione, prof, ti do ragione. Robby dice che questa era valida, è vero. Bravo Salvo, la serie del 2002 venne affossata per colpa di quella dell'89, ma perché? Perché? Invece fu affossata e non ci fu possibilità di tirare fuori anche Shira e Hordak, e questa fu una cosa, diciamo, tipica di alcuni critici a cazzo dell'epoca, ecco.
Tutto ciò adesso, mentre continuiamo la nostra chiacchiera, cioè inizia abbiamo 10 minuti, un piccolo sondaggio. Voglio vedere delle 5 serie di cui abbiamo parlato, fumetto, prima serie, reboot, remake e film, quella che scegliete come top. Penso di sapere come finirà sto sondaggio, però mi piacerebbe vedere voi che ne pensate. Lone Wolf dice che la serie del 2002 era piaciuta molto, differenza tra Adam e Man incredibile, bravo, storia curata, disegni ben fatti, origini di Man e Skeletor raccontate, peccato per i bassi ascolti che l'hanno condannata, esatto. Lone. Tra l'altro in questa serie si spiega l'origine, ce l'ha fatta notare Draghiana l'altra sera, nella puntata 35, si spiega l'origine della Spada del Potere. Questo è bellissimo perché nella serie classica non ci viene spiegato da dove arrivano i poteri di Man. Quindi c'è anche una puntata spiegone che ti racconta e ti fa capire meglio le origini del tuo eroe. Questa è una grande cosa, eh. Certo, adesso la vediamo. Grande Angelo, grande Angelo, grande per il supporto. Eccola qua. Allora, vedi, questa era tanta roba. Allora, questo è uno. Vi faccio vedere questa bella foto che mi ha mandato Angelo. No. Allora, torniamo un po' a Bomba 1. Allora, questa è la bellezza dell'89. Poi passiamo invece al 2002. Ragazzi, non so male. Cioè, molto brute, molto Conan il Barbaro, molto, molto cattiveria, però erano pure belli grossi. E poi c'è la nuova serie, intanto votate, 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 voglio vedere come vi ponete. Che Skeletor è lo zio di Adam, la rivelazione nelle opere DC? Ottimo, direi. E quindi abbiamo fatto una carrellata veloce sulla storia dal 1981 fino al 2002, quella che uscirà adesso su Netflix della Powerhouse Animation, su quella non dico nulla e non chiedo neanche a voi di esprimere giudizi, perché sarebbero giudizi sommari basati su un trailer che era fighissimo, ma che non racconta praticamente niente della storia, quindi io aspetterei che uscisse completamente l'opera per poterla giudicare. E in sintesi questa foto sintetizza quelle che sono le 5 versioni di He-Man che abbiamo visto in questi anni. Quella del fumetto del 1981, quella della serie della Filmation del 1983, quella dell'89 della Jetlag Production, quella del 2002 e quella del 2021 che arriverà della Powerhouse Animation filmata Netflix. Poi c'è da dire che, allora, se vogliamo fare una critica a quest'opera, se possiamo fare una critica a quest'opera, la critica è basata su queste posizioni, cioè la critica è legata al fatto che questo, è quello dell'81, è il migliore. Se ci fai caso, secondo me, Hardy, Michele, quello del 2021 è il più vicino a quello dell'81 come disegno. Non so se ci avete fatto caso, ve lo faccio rivedere un attimo.
Sembra che ci sia un effetto Pac-Man, cioè quello dell'81, guardate, è quanto di... Guardate il polsino, polsino, cintura simile, l'armatura più possente, i capelli meno a caschetto da bravo ragazzo, gli stivali col pellicciotto bello abbondante, molto più robusto dell'He-Man dell'83. Quindi se ci fate caso, quello del 2001... Sì, Robby, ne ho parlato all'inizio e li ho fatti vedere. E ho spiegato che come i Men, eccoli qua, praticamente sia stato il giocattolo a dare vita al fumetto e non il contrario, come spesso accadeva in quel periodo. Ma infatti c'è tanta Red Sonja nel primo fumetto, eh. In queste copertine pure, che voi potete vedere adesso, c'è tanto stile Red Sonja, eh. Sì. Guardate questo, che spettacolo, guardatelo com'è cattivo. Altro che Nino D'Angelo, raga. Cioè, questo qua spacca. Vedete? Dietro si vedono i giocattoli magari da comprare. Allora vi faccio una domanda, una seria. Io non ce l'ho avuto, non me lo comprarono. Ma chi di voi non ha sognato di avere il castello di Grayskull? Ditemi la verità. Io lo sognavo. Lo volevo proprio. Lone dice giustamente per la questione economica hanno dovuto semplificare quella dell'83. Sì, ci può stare questa visione, Lone. Ci può stare questa visione, probabilmente hai anche ragione.